Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video! Siamo sempre qua nella nostra location casalinga natalizia che ci è piaciuta tanto, l'altra volta l'abbiamo rifatta. Angolo video casalinghi, ma siamo stati qualche giorno via con Goldie, due giorni nei boschi qui a un'oretta da casa. Siamo stati benissimo, nei prossimi video vi facciamo vedere dove siamo stati, ma questo è un piccolo assaggio di dove siamo stati. Sembra un po' la Norvegia, ma non lo è. Siamo tornati, perché siamo tornati? Intanto perché domani è la vigilia di Natale, poi è Natale e dobbiamo passarlo con le nostre famiglie, aspettando un pacco da giorni ormai, sì. Da una settimana. Stiamo facendo una fatica nera a capire dov'è finito questo pacco. Evidentemente non siamo fortunati coi pacchi. No, esatto, per chi ci segue già da un po' sa che abbiamo avuto sempre problemi coi pacchi. Non so se succede anche a voi, se succede anche a voi fateci sapere quello che è successo, perché almeno ci sentiamo uniti nella disgrazia. Aspettavamo questo pacco dalla Germania, da un'azienda che ci ha contattato e ha spedito questo pacco. Poi è venuto fuori essere due pacchi diversi, esatto, quindi ma già lì doppia difficoltà. Ad oggi, al momento in cui stiamo registrando questo video, uno di questi due pacchi è sparito. Non uno sappiamo. L'abbiamo trovato. Uno l'abbiamo trovato, adesso ci arriviamo, vi spieghiamo come e non è stato facile. L'altro ad oggi nessuno sa assolutamente dov'è. Dicono che è stato consegnato, non ovviamente a noi, nostra, non a casa, in un service point. Nel service point non è mai stato consegnato. Ma il problema è che non ci dicono dov'è questo service point, non c'è un indirizzo di riferimento, non c'è nessun'altra informazione, stiamo impazzendo per cercare questo pacco. Okay. Non sappiamo più dove sbattere la testa. Quindi, perché il titolo del video? Perché probabilmente qualcuno questo pacco non lo sappiamo, non vogliamo accusare nessuno, però è impossibile da trovare. Secondo me è semplicemente finito chissà dove, e se tu non sai dove è una cosa, sì, però, non puoi trovare. Ragazzi, sì, è un'assurdità. È un'assurdità. I pacchi sono due, sono stati spediti con due corrieri diversi. Che anche qui non sappiamo perché. Cioè, sono partiti dallo stesso punto in Germania con due corrieri diversi. Comunque, uno è Bartolini e l'altro è DHL, quindi neanche gli ultimi arrivati. Sì, esatto. Ecco. Non è che l'hanno dato gli elfi di Babbo Natale, sì, che sono partiti, che magari. Magari sono. E fai il professionista, se ci riesci. Primo pacco che siamo riusciti a recuperare non con poche difficoltà è questo. Sì. Vi facciamo poi vedere in un video dedicato che cos'è. Comunque è un piccolo power bank portatile. Sì, questo pacco, già chiariamo, questo è quello di Bartolini, già non ci è stato consegnato a casa. No. È stato consegnato in un service point di cui noi non sapevamo neanche l'esistenza. Cosa abbiamo dovuto fare per recuperarlo? Siamo andati fino a Castellalfero, quindi 20 minuti di macchina andate e ritorno. Anzi, di camper, perché stavamo tornando, esatto, dai boschi, quindi siamo andati col 20 campo, minuti di camper andate e ritorno per andare da Bartolini nel mega capannone, per sentirci dire che il pacco era stato consegnato in un negozio in centro ad Assi di cui noi non sapevamo neanche l'esistenza e nessuno a noi ci aveva detto niente. Esatto, la cosa assurda è quella che hanno detto che il pacco erano venuti a consegnarlo a casa, ma noi non in quella data eravamo a casa e l'hanno lasciato in un service point. Allora siamo andati in questo service point in centro ad Assi, che è un negozio. Un negozio, e lì effettivamente finalmente abbiamo trovato questo pacco. Ma questo è stato relativamente semplice. Sì, abbiamo perso due ore. No, abbiamo perso mezza giornata. Sì, vabbè. Tra andare l'acqua sì, e la. Vabbè. Comunque ce l'abbiamo fatta, giusto? Giusto, e uno l'abbiamo portato a casa. Abbiamo scritto all'azienda con cui ci siamo interfacciati per ricevere questi pacchi, ci ha detto: ragazzi, ma i pacchi sono due, fate occhio. Come sono due? Mancava un pezzo. Esatto, mancava un pezzo. E dove è finito questo pezzo? Ci hanno dato questo numero di tracking. Un altro numero di tracking, e scopriamo che quest'altro pezzo è stato spedito con un altro corriere, cioè DHL. Il power bank è composto dal power bank e i pannelli solari, e questi pannelli solari sono stati spediti con DHL. Con il numero di tracking che ci hanno fornito, quello nuovo, questo pacco risultava essere stato consegnato in un altro service point qui di Assi, della no, nostra città. No, calma.
Il tracking che ci hanno fornito di DHL risultava anche questo consegnato in un service point, ma noi non avevamo, non c'era scritto. Ah, è vero. Non c'era scritto l'indirizzo di questo service point, quindi noi non avevamo assolutamente idea di dove fosse stato consegnato. Allora mettiti su internet. Cerca i numeri, non c'erano i numeri da chiamare. Alla fine, non so come ho fatto, ho trovato una chat online con un operatore di DHL che ci ha detto che era stato consegnato in un negozio adatto dall'altra parte della città. E anche qui ci dicevano: il corriere è venuto a consegnarlo a casa e non mi ha trovati. Non è vero, perché noi quel giorno siamo stati a casa tutto il giorno e lo so perché stavamo lavorando. Non c'è e quello qua. Allora prendiamo di nuovo la nostra macchinina, andiamo dall'altra parte della città e andiamo in questo negozio. Per forza è qua, se no questa perché mi ha detto che è qua, boh. Scusa. Che Ciu 1, 3, 2 7, 8, 9, no, non c'è. Stamattina non è passato. Perché anche da casa non è passato. Però, nessuno. Scusami, se io le ho dato il numero, cosa, lei mi ha detto che qua, cioè sì. Questa qui è una che io non so neanche chi è. Scusa, di quando è questa chat? Di due ore fa. Sì. Ok. Vedi, ho dato che sia uno dei pacchi che mi portano oggi, okay. Ma non è ancora passato. Ah, magari loro ce l'hanno già segnato che esatto. Sarà qua. Deve arrivare qua. Magari deve arrivare. In realtà dal tracking number dice che è stato consegnato al deposito il 16 dicembre, venerdì. Però il deposito sì, penso sia quello di Alessandria. Il deposito di Alessandria. Allora, un'altra cosa. I pacchi che vengono lasciati da noi rimangono in giacenza 7 giorni. Dopodiché okay. DHL se li riprende. Ok. Quindi se arriva oggi rimane... Oggi rimane 7 giorni. Rimane qua 7 giorni. Sì, assolutamente okay. Sì. Proviamo a passare oggi. Ma magari sentiamoci per telefono. Ah, grazie. Sì, grazie. Strano, perché sta qua mi ha detto che qua, come, su che base ha detto che era qua? Scusa, ma cioè, col nome non c'è. Non ho ricevuto nessuno. Anche gli facciamo vedere la chat e gli diciamo, ma come? Ma ci dicono che il pacco qua, no, il pacco qua non è arrivato. Provo a chiamare il corriere, il corriere non risponde, non... E di qui, e qui si infittisce il mistero. E qui non sapevamo più da che parte sbattere la testa, perché ormai non sapevamo più che pesci pigliare, giusto? Assolutamente, per noi il pacco ormai era andato perso, smarrito, rubato. Dove è andato questo pacco? Se ci dicono che è stato consegnato lì, ma lì non è stato consegnato. Stiamo di nuovo chattando con qualcuno, abbiamo detto che il pacco non è in questo negozio. Secondo me qualcuno si è l'incula. 200 euro di pacco in culo. Quindi è una persona fisica che ci sta rispondendo, non è un Daniele, non sì. È un software. Apriamo una pratica e verifichiamo. Apriamo questa pratica. Comunque anche lui la prima cosa che mi ha detto è qua, eh. Sì. Come indicazione ci dà il negozio dove siamo appena stati, e dove però dicono che il pacco non è mai arrivato, non gli risulta. E quindi dov'è questo pacco? Dov'è questo pacco? Siamo anche in un totale stato di confusione perché veramente abbiamo passato anche qui di nuovo mezza giornata per parlare, chiamare, cioè fare, capire, cioè... Sono 3 giorni che corriamo dietro a sti pacchi e non facciamo altro durante esatto. La nostra giornata. E ad oggi comunque il pacco non si sa dove sia. Ma avevamo ormai perso praticamente le speranze, ma questa mattina, che cosa è successo? E cosa è successo questa mattina? È successo che io mi sono incazzata, si può dire, come sì, una belva. Esasperati, esatto. Perché questo pacco continuava a non saltare fuori, nessuno ci dava delle risposte, ho contattato più volte l'assistenza DHL e ci siamo messi a chiamare tutti i service point di assi di DHL, perché abbiamo detto da qualche parte sarà. Perché abbiamo pensato magari il corriere ha detto che lo ha consegnato in un point, ma in realtà si è sbagliato e l'ha consegnato in un altro point. Così, supposizione, perché bisogna anche fare gli investigatori. Esatto, perché, esatto. Tipo sennò... proprio investigazione sì, esatto. Poliziesca. Quindi se volete ingaggiarci per investigare, se pensate che vostra moglie o vostro marito abbia... Insomma... Dai, allora, quindi siamo incappati nel service di HL Point di Assi, di Corso Alfieri in centro, dove un ragazzo ci ha gentilissimo. Detto... Gentilissimo.
ci ha detto: provate a chiamare questo numero che ve lo do io, che non si trova online, ce l'ho io perché è un contatto diretto che ho io con la DHL, provate a chiedere a loro. Allora, ennesima telefonata, finalmente riusciamo a parlare con un'operatrice con cui io ho discusso, che non ne potevo più di sentirmi dare delle risposte inutili. Tutti gli altri suoi colleghi, nessuno l'ha vista sta cosa. Noi abbiamo, perché noi abbiamo un link diretto, signora, nel senso che noi abbiamo fatto cliccare su quello che compare in blu. Questo non compare in blu, compare in nero, signora, quindi io non dovrei neanche andare a vedere, non devo cercare manualmente questa informazione, perché il sistema non me lo dà. Sì, ho capito, ma andrò a vedere anche lì, dopo che sono andata in altri 5 negozi, andrò a vedere anche lì, va bene. Se poi non è lì, cosa faccio? Se poi non è neanche lì? La pratica rimane aperta, Manuela, la pratica aperta le devo far sapere, verifichiamo come corriere, quella rimane comunque in piedi, ci mancherebbe. Va bene, quindi se poi non è lì, io richiamo, quello faccio perché non posso fare altro, e le dico non è neanche lì. Ma io non ho dubbio, cioè, cosa devo fare? Ma lei lo ha visto, perché tutti... Questa conversazione che è durata quasi un quarto d'ora, l'operatrice ci ha detto: ma ragazzi, è un periodo che siamo molto incasinati, il corriere magari ha detto che l'ha portato in un posto, ma in realtà lo ha portato in un altro. Che io ho insistito un quarto d'ora, perché sennò lei avrebbe tagliato la conversazione, sì, prima. È venuto fuori che ha scoperto, non si sa dove, come, quando, in una postilla di una roba, che in realtà il corriere l'aveva consegnato in un service point qui vicino a casa nostra, ma poi aveva scritto di averlo consegnato in un altro. Questo anche non si capisce come sia possibile. Cioè, ragazzi, io capisco che chi lavora sbaglia, anche a me a volte succedeva quando facevo i tatuaggi, che arrivavano e mi dicevano: ciao, vorrei scrivermi Mario, e io scrivevo Marco. No, non succedeva questa cosa. Ma al di là di quello, sì, no, questo qui magari era di fretta, ha scritto un numero sbagliato. Sì, vabbè, ma te, può capitare, ma sì, te che sei dell'assistenza, che lo guardi a video, ma perché non me l'avete detto prima? Esatto. Che è da una settimana che vi chiamo per sapere dove è sto pacco e me lo dite solo adesso. Questo è l'ultimo tentativo, dopodiché non sappiamo proprio più cosa fare e chi chiamare, eccetera eccetera, per capire dove può essere finito questo pacco. È l'ultimo. Eccolo. Ciao. C'è il pacco. No, vabbè, comunque non ho parole. Finalmente c'era il pacco. Il nostro pacco era qua vicino a casa. Ma la cosa assurda è che per scoprirlo veramente abbiamo passato ore, giorni attaccati al telefono, a mail, a cose, non so con quante persone abbiamo parlato. E giri interminabili. E giri inutili, città. Esatto, perché cioè, sì, se non ci fossimo sbattuti noi, questo pacco pesantemente l'avrebbero rispedito al mittente in Germania. Cioè è una roba assurda. Cioè, io non so se anche a voi capitano queste cose con i pacchi, però a noi capitano molto spesso. Fallo vedere sto pacco. Fateci sapere nei commenti che cosa è successo anche a voi, perché cioè veramente mi sembra una roba assurda. Sì, non è proprio il posto più comodo per fare un pacco. Anche questo coltello, che te lo faccio. Ademus Papa, eccolo qua, i nostri pannelli solari. Finalmente anche noi abbiamo dei pannelli solari. Perché diciamo finalmente che noi abbiamo i nostri pannelli solari? Perché facciamo un passo indietro qua di un anno. Un anno fa la Bluetti, che tutti conoscete, ci ha inviato il power bank, ha inviato chiunque. Ecco, peccato che noi l'hanno inviato senza i pannelli solari, perché ci hanno detto che i pannelli solari erano finiti. Però non dico inutile, ma quasi, perché se non lo ricarichi con i pannelli solari, come lo ricarichi? Cioè, io ho un coso di 7 kg, me lo porto dietro carico da casa, ma poi se mi si scarica è una roba in più da caricare, quindi. Esatto. Ad oggi quello è lì, ogni tanto lo usiamo, ma non ha i pannelli. Ci ha scritto questa azienda e grazie a Dio ce l'ha mandati i pannelli, perché sì, altrimenti vi faremo poi un video dedicato. Comunque, detto questo, abbiamo risolto il mistero di Natale. Nessuno aveva rubato niente, per fortuna, e il pacco era vicino a casa, quindi tutto bene, ciò che finisce bene, però ci siamo fatti un culo. Sempre nella vita bisogna sbatterti, altrimenti nessuno ti regala niente.
Va bene, detto questo, non ce l'abbiamo coi corrieri, per carità, questo è un video ironico, ci mancherebbe, volevamo solo raccontarvi la nostra simpatica storiella prenatalizia. No, vabbè, non è che ce l'abbiamo no. coi corrieri, l'errore ci può stare, però se c'è un'assistenza che fornisca assistenza, giusto? Sì, esatto. Il video si conclude... Ciao, sei tornato, eri in cantina. Il video si conclude qui, no, perché vi vogliamo dire chi ha vinto i tappi. Così bon, chiudiamo questa serie di video natalizi con regali e regali. Sono arrivati come al solito tanti commenti, non siamo grazie, lì a leggerli, sì, perché esatto. poi se volete diventa leggerli video, li so, trovate sono, nel video precedente esatto. Comunque grazie a tutti, bellissimi, veramente un sacco di affetto come sempre, vi ringraziamo, un sacco ridere, ci ha strappato una risata, ce ne sono stati tanti, ma questo di più, il commento di Vincenzo, il commento di Vincenzo Cipollini. Ciao Vincenzo. Che per te è facile da dire. Perché? Dillo veloce. Vincenzo Cipollini. Non riesco a dire. Vincenzo Cipollini. Non riesco a dire. Tu riesci a dire? Vincenzo Cipollini. Tanto tra Trentina, tra un tanto, allora, tra tutti sì. all'anno. Vincenzo Cipollini. Sopra la panca, la capra canta, sotto la panca, la capra canta. Vincenzo Cipollini ha vinto le nostre fantastiche cuffiette per dormire in camper o dove volete voi, per il suo fantastico commento. Legge. Che? Ragazzi, a me questi tappi servono veramente. L'estate, e qui è serio, l'estate quando vado in campo a trovare i suoceri a San Vincenzo, in provincia di Livorno, noto comune nemico giurato dei camperisti. È vero, confermiamo. Sì, siamo stati. Sì, sì, volevamo starci ma non abbiamo dormito perché c'era tutto un divieto e non si poteva stare, se non in campeggio. Ok. L'unico posto per dormire in libra è un parcheggio vicino ad una sala da ballo, dove fino a luna di notte viene sparata musica da ballo liscio e neomelodica. Oddio. E ha una pensione per cani, quindi c'è la sala da ballo e la pensione per cani vicino, dove ogni notte improvvisamente partono decine di ululati come se fossero invasi da orde di gatti. Inoltre capita solo a me di dormire sempre vicino a chiese dove ad ogni ora si sente l'intoppo delle campane. Grazie a tutti quelli che hanno commentato. Vincenzo, mandaci la tua, mandaci una mail con il tuo indirizzo, ovviamente ti ricordiamo che le spese di spedizione sono a carico tuo, ovviamente. Esatto. Bene, il video direi che si conclude qui. Oggi è il 23, stasera andiamo a vedere un concerto di Natale. Sì, stasera ragazzi. Andiamo a vedere un concerto di Natale, quelli con le musiche di Natale. Vi facciamo vedere nelle stories di Instagram. Esatto, quindi se ancora non ci seguite su Instagram, seguiteci anche su Instagram. Io spero. Sì, che è quella di mamma ho perso l'aereo. Va bene, quindi vi auguriamo. Infatti, ne approfittiamo, approfittiamo di questo video per augurarvi buon Natale, buone feste, buon Santo Stefano, buon tutto. Ci rivediamo il 27. Il 27 alle ore 18 esce un video importantissimo sul canale. Quindi il 27 ricordatevi di guardarci. Nel frattempo, appunto, auguri. Godetevela, grazie, rilassatevi, mangiate, fate quello che vi piace. Scriveteci fare. Nei commenti che cosa farete a Natale, se andrete via col camper, tutto quello che vi esatto, interessa. Fateci sapere dove andate via col camper, se andate via col camper e nulla. Se avete bisogno di due investigatori siamo a vostra disposizione, perché ci siamo resi conto che siamo veramente bravi in questo. Io sono una che se deve rompere le scatole sono una campionessa nel rompere le scatole. Ne so qualcosa. Però sono andata fuori. Però sì, e ho risolto il problema. Io con la mia tipica pigrizia e fancazzismo maschile probabilmente non l'avrei mai trovati questi pannelli. Per me era già conclusa così, qualcuno se li è presi e grazie. Ragazzi, buon Natale, un bacione, un abbraccio, ci vediamo presto.